La Serie B riparte da Palermo. Beh, significati forti. So che per molti dei palermitani è stata più di un incidente sportivo, no? È stato un piccolo dramma, me l'ha testimoniato pure il presidente Zamparini, però c'è, credo, grande voglia di ricominciare per il Palermo e i palermitani, e noi era giusto che partissimo da Palermo, come è stato forse giusto e opportuno l'altro anno partire da Verona e dall'Arena di Verona. Abbiamo scelto un altro luogo suggestivo, la Galleria d'Arte Moderna, perché vogliamo anche testimoniare quanto questa Serie B sia radicata nei territori, quindi non soltanto il campo di gioco, ma tutto quello che di bello e di buono la Serie B può trovare nelle 22 città. Il Palermo riparte dalla B, ma soprattutto la B riparte da Palermo, la città dove lei ha lasciato il cuore. Sì, sicuramente il Palermo. Che il Palermo sicuramente ha attraversato un brutto anno. Il retrocesso in Serie B molto probabilmente sta superando queste difficoltà. Vedo che ha costruito una buona squadra, stanno facendo un bel lavoro per Renetti e Zamparini, quindi sono convinto che sia la squadra da battere. Cioè, in Serie B penso che non abbia problemi, anche se è un campionato abbastanza difficile. Ma essere in pole position all'inizio del campionato non serve a niente, bisogna vedere poi durante il campionato l'inizio che avremo. È in pole position nel senso che secondo me è un'ottima squadra con un ottimo allenatore, così come in pole position la Juventus nel campionato di Serie A, ma mica sappiamo se lo vince. È un campionato lungo, 42 squadre, difficile soprattutto per il Palermo che deve calarsi in questa nuova realtà. Sì, ma siccome abbiamo lottatori tutti, come prima persona Ringhio che è il lottatore più di tutti, non è un problema. E poi ci sono tanti giocatori che hanno fatto già la Serie B e la conoscono.